Buongiorno amici e bentornati nella mia cucina. Oggi per voi prepareremo insieme un secondo piatto particolare. Che cosa voglio fare? Delle costatelle ripiene. Con l'aiuto del mio macellaio di fiducia, Marco, che colgo l'occasione di salutare, e dai, buttiamolo anche lì un mini sponsor, eccolo qui, Macelleria Rinaldi a Baronissi. Tranquille, se non vedete bene questi contatti ve li aggiungo nell'info box. Praticamente sono stata da Marco e io mi sono fatta tagliare delle costatelle un po' più spesse. Lui gentilmente, per agevolare il mio lavoro, le ha tagliate a metà e dovete vedere il video, non ve lo dico questo e dove porta, va bene? Risaluto Marco, grazie sempre per l'aiuto che mi dai con i tuoi prodotti e niente. Andiamo a vedere la videoricetta. Costatelle di maiale, prosciutto cotto, formaggio e usato mozzarella a fette. Prendiamo la nostra fetta di costatella e tagliamola a metà. A me, vi ripeto, l'ha tagliata il macellaio direttamente. Farcire con del formaggio e del prosciutto cotto. Fatto. Facilissimo e velocissimo. Facciamo così con il resto dei nostri ingredienti. Facciamo quindi tutte le nostre costatelle. Terminati le nostre costatelle ripiene, prendiamo una teglia da forno e facciamo uno strato di olio extravergine di oliva. Io ho usato circa 2 cucchiai. Sistemiamo le nostre fette, dopodiché queste fette andranno cotte in forno. Vado a salare la parte superiore delle costatelle, non l'ho messa sotto perché comunque c'era formaggio e prosciutto cotto che danno comunque sapore, quindi io ho preferito salarle solo sopra. Do una spruzzatina di olio, io ho questo adusatore per friggitrice ad aria, ma voi potete utilizzare l'olio tranquillamente. Mettiamo in forno preriscaldato, 200 gradi, 20-25 minuti. Ed ecco qua il risultato, sono morbidissime, buone e vi invito a provare questa videoricetta.